Alle nostre spalle i militari della Brigata Sassari che si preparano per la partenza in Afghanistan. Abbiamo uno di loro, Salvatore Scanu, che ha la seconda missione all'estero ma la prima in Afghanistan. Di che cosa ti occuperai ad Herat e dintorni, Salvatore? Sono operatore per le telecomunicazioni, quindi per quanto riguarda, diciamo, la messaggistica e le comunicazioni in ambito internazionale tra la madrepatria e appunto il teatro operativo. Quindi tu permetterai i collegamenti, le comunicazioni tra i vari reparti? Sì, tra i vari reparti e tra la patria e il teatro afghano. E quanti mesi resterete in Afghanistan? Pensa poco, 6 mesi. 180 giorni. E la prima tua missione dove l'hai fatta, dove l'hai svolta? In Albania. Anche lì ero operatore per le telecomunicazioni e quindi per quanto mi riguarda niente di nuovo come lavoro. Un veterano delle missioni all'estero, lottava per lei Medda, stavolta in Afghanistan, come tecnico degli ordigni esplosivi. Di che cosa si tratta? Naturalmente noi con i miei compagni che attualmente si trovano già in teatro ci occupiamo per quanto riguarda la sicurezza del personale che si muove in Afghanistan, soprattutto per quanto riguarda i bambini che si trovano lì, che molte volte ci segnalano ordigni inesplosi, quindi noi non facciamo altro che intervenire e garantiamo a noi quello che è la bonifica, ma soprattutto nei terreni limitrofi, nelle strade che percorriamo, visto e considerato tutte le guerre che ci sono state in Afghanistan, ora si trovano mine e altri residuati. Il vostro è un lavoro nell'ombra costante per salvare le vite non solo a voi stessi ma soprattutto alle persone del posto? Sì, ecco, naturalmente è da parte della polizia locale, loro ce lo segnalano, quindi noi andiamo soprattutto anche a loro favore, quindi perché comunque molta gente continua a farsi male con questi ordini, quindi noi interveniamo soprattutto in silenzio, però comunque si sente comunque il botto una volta che noi lo distruggiamo. Segreteria del comandante. Ma giù là. Signora, lei è una mamma di un militare che sta per partire. E il suo figlio è di dove? Di Sassari? No, non è di Sassari, è della zona d'Ogliastra. È la prima missione all'estero? Mio figlio è la nona missione che fa. Non ci si abitua mai? Penso di no. No. Però c'è l'orgoglio delle famiglie di vedere il lavoro che fanno sempre. Certo, sono molto orgogliosa di mio figlio. Ti riconosce Sandro Mura? Mura Sandro? Sandro! Flore! Sandro Mura! È un bambino per me, cioè penso per tutte le mamme. E quindi non è che sia soddisfatta di questa decisione, però lui l'ha presa e quindi rispettiamo il suo desiderio e basta. Solo rispettiamo e basta. A volte non è facile capire, però si rispettano. Non è facile capire perché ti fa delle domande, il perché lo sta facendo. C'è anche l'aspetto economico, forse per loro sono ragazzini attirati dai soldi facile, però è difficile perché è una realtà che deve affrontare e quindi non sappiamo cosa le aspetta. E poi forse è tutt'altro che facile. Appunto. Loro sono ragazzi e quindi sono molto impulsivi. Noi genitori invece sappiamo, abbiamo più esperienza di vita, quindi. E spesso anche la mancanza di lavoro che è nella nostra regione. Il figlio non penso che l'abbia tirato, cioè sia stato questo il motivo, perché è un ragazzo abbastanza intelligente, poteva affrontare benissimo l'università, è sempre stato un ragazzo, diciamo in un certo senso, attirato dalla patria, da questi valori, cose che io mi sono chiesta il perché noi italiani non è che ce l'abbiamo così tanto questi valori, dai, non siamo come gli americani, tutti fanatici. Lui sì, un po' è attirato da questo aspetto e poi c'è anche il fattore le piace, non lo so.
Non, da me non è stato mai incentivato, devo essere sincera, perché io lo vorrei qua, giustamente, una vita tranquilla, al riparo di ogni pericolo, di ogni genere, come sappiamo. Poi Dio lo sa e basta. Già con lo zaino in spalla, Laura Orani è una ragazza ed è di Alghero, è difficile trovare le due cose. È la prima missione all'estero per te, Laura? No, è la mia seconda missione all'estero. La prima missione è 2009-2010 e quest'anno di nuovo una nuova esperienza. Sempre in Afghanistan? Sempre in Afghanistan, sì. E di che cosa ti occuperai là? Sono mitragliere come incarico, quindi controllo il territorio, aiutare comunque la popolazione. Cerchiamo di svolgere al meglio il nostro dovere di sassarini. Come è nata questa decisione di entrare nella Brigata Sassari, Laura? È una passione, comunque è sempre la stima e il rispetto per chi indossa una divisa, quindi è una passione, è qualcosa che comunque è nato, cioè te lo senti comunque quando stai bene, quando indossi queste stellette, questo foulard soprattutto. E quante ragazze siete? Una quindicina più o meno. Più o meno così, non so esattamente il numero. E la vostra giornata tipo in Afghanistan? È giornata tipo, ci sono diverse giornate, non facciamo mai la stessa cosa, quindi magari un giorno possiamo uscire di pattuglia, un giorno rimani magari dentro per fare i servizi di sorveglianza, comunque di guardia e altre cose. Comunque sì, variamo sempre comunque come lavoro, la routine non fa per noi. Pochi minuti alla partenza, generale Portolano, il comandante NATO del contingente italiano in Afghanistan, si riparte ancora una volta, quanti sarete e dove farete base? Beh, saremo il contingente alquanto numeroso, saremo intorno ai 4.000, come sede del comando sarà Herat, ma saremo spiegati in tutta la regione ovest dell'Afghanistan, un territorio dell'estensione paragonabile a quella che è l'Italia settentrionale, il settentrione del nostro paese. E dalla Brigata Sassari quanti ragazzi e ragazze partiranno? Più di mille costituiamo il core, in pratica il grosso del contingente, e verremo impiegati nei vari settori assegnati al contingente italiano, quindi da nord a sud, per il delicato compito sia della sicurezza che per lo sviluppo, così come anche per la ricostituzione della governance.